Già nel 2018, quando debuttò la prima Honda CB1000R, Honda volle darle un aspetto estetico con una connotazione unica, quindi con un aspetto minimal e retro. Quella che poi divenne la capostipite e l'ammiraglia della gamma Neo Sports Café, ricordiamo che infatti ha sorelle 125, 300 e 650, ora passa ad Euro 5. Il passaggio all'Euro 5 viene accompagnato con un corposo aggiornamento estetico. Due elementi più importanti sono la nuova strumentazione con un TFT a colori da 5 pollici e il nuovo faro a goccia che va a sostituire il precedente tondo. Per quanto riguarda il motore, che è il principale protagonista dell'aggiornamento con il passaggio appunto ad Euro 5, questo avviene in modo indolore. Rimangono infatti tutti i suoi 145 cavalli ed anzi guadagna una erogazione più fluida, più corposa, soprattutto ai medi, tra i 6 e gli 8.000 giri. Il restyling non è banale e vede anche nuovi cerchi con motivo a 7 razze sdoppiate, mentre il nuovo cruscotto con display TFT a colori offre 4 diversi layout e la connettività Honda Smartphone Voice Control System che collega gli auricolari del conducente al proprio smartphone. Debutta la nuova Black Edition, che vanta un look customizzato e realizzato a mano, la base della CB1000R standard, alla quale sono stati aggiunti alcuni accattivanti accessori extra. Fatto eccezione per alcuni dettagli in alluminio lucidato, come le razze centrali dei cerchi, il contorno delle piastre pivot, il coperchio frizione ai lati dei cilindri e la piastra blocca manubrio, tutto ciò che l'occhio vede è nero. Profili del faro, mini cupolino, piastre forcella, convogliatori del radiatore coperti airbox con finitura anodizzata, ma anche collettore di scarico e il silenziatore. La verniciatura in Deep Graphite Black adorna il serbatoio carburante e la cover monoposto. Inoltre, il cambio quick shifter bidirezionale è montato di serie. In più punti il logo CB lavorato rifinisce il tutto. Per il 2021 il telaio della CB1000R rimane invariato, con struttura monotrave superiore in acciaio scatolato e piastre laterali in alluminio per serrare il perno del poderoso monobraccio lungo 574,2 mm. Il peso con il pieno è di 213 kg, mentre la distribuzione dei pesi anteriore e posteriore è 48,5-51,5%. La forcella regolabile è una Showa SFFBP. Al posteriore troviamo un mono regolabile nel precarico e smorzamento in estensione, sempre Showa. L'impianto frenante vede poi dei dischi flottanti da 310 mm morsi da pinze radiali a 4 pistoncini all'anteriore, mentre al posteriore abbiamo un disco fisso da 256 mm. Il cuore del progetto rimane lui, il 4 cilindri bialbero 998cc con tutti i suoi 145 cavalli. Viene aggiornato ad Euro 5, mantiene inalterate le sue doti anche il valore di coppia con 104 Nm regati a 8250 giri, ma guadagna in schiena. Il motore infatti ha una curva di erogazione più piena nella zona centrale e poi, cosa che non guasta, ha anche dei consumi più ridotti, passando dai precedenti 16,7 km/l agli attuali 17,1. Si sentono le migliorie con un'erogazione che guadagna qualche punto rispetto al passato, ma di fatto il motore è sempre lui. Anche i riding mode sono quattro, i quattro conosciuti, che vengono però affinati e sfruttano al meglio il comando by wire dell'acceleratore per cucirsi addosso la risposta nel migliore dei modi in base alle circostanze e del tipo di utilizzo che si vuol fare della moto. E veniamo alle nostre prime impressioni a caldo su questa nuova CB1000R. Allora, sicuramente rimane quello che era in precedenza, un ottimo compromesso. In un segmento, quello delle Street Fighter, dove alcune delle sue rivali hanno più di 200 cavalli, lei rimane a quota 145. Non sono assolutamente pochi su strada, sono assolutamente un valore importante e ci si diverte non poco, però è un compromesso, un mix tra comfort, fruibilità e sportività. E il motore col passaggio ad Euro 5 in questo senso ne guadagna, ha una curva più fluida, più piena e i tecnici giapponesi, questo è un dettaglio tutt'altro che secondario, le hanno comunque voluto donare un carattere particolare, sì, perché la curva potrebbe essere ancora più piatta, in realtà c'è un gradino a circa 5-6.000 giri e poi a 7.000 c'è una castagna, quindi un carattere più sportivo a questo propulsore pur non avendo 200 e passa cavalli come detto hanno alcune delle sue rivali. È godibilissima su strada, anche a livello di sospensioni è un buon compromesso, non è troppo rigida ma a seconda comunque le vellità dei più sportivi quando si spinge oltre un certo livello. E poi le novità si apprezza ad esempio lo strumento che ha una leggibilità in qualsiasi luminosità venga esposta
migliore rispetto al passato, dove questo era sostanzialmente uno dei difetti del precedente modello, quindi completamente rinnovato a colori è sempre visibile, sono molte più le funzioni, ci sono quattro grafiche tra cui si può giocare, diciamo, a livello estetico, e con i tasti al manubrio, che sono decisamente comodi e ben utilizzabili, si possono snocciolare i vari dati. E poi abbiamo un quick shifter particolarmente raffinato, agisce in una modalità forse meno estrema, meno sportiva che alcune concorrenti, però agisce appunto in modo più raffinato, perché non solo taglia la corrente quando serve, ma va ad agire sui corpi farfallati e sull'iniezione. Il risultato sono cambi di marcia sia a salire che a scendere molto morbidi a qualsiasi regime, e quindi sostanzialmente si può utilizzare sempre e non solo quando si guida in modo più sportivo. Difetti, difficile trovarne, diciamo che i difetti possono essere nel compromesso, perché il compromesso può assecondare più o meno le esigenze e i gusti del singolo. L'unico difetto che probabilmente ci sentiamo di trovarle è quello dell'assenza della piattaforma inerziale, che sulle concorrenti è diventata quasi una regola, però c'è da dire che il prezzo che vede, diciamo, abbassarsi rispetto alla precedente generazione l'importo da pagare per portarsela a casa va a compensare questa lacuna. La nuova Honda CB1000R è in vendita a 13.390 euro, ce ne vogliono 1.500 in più, quindi 14.890 per questa Black Edition, che oltre alla finitura Total Black guadagna il quick shifter bidirezionale. È uno sforzo che ha fatto Honda, perché ai più attenti non sarà sfuggita questo dettaglio, costa 500 euro in meno della vecchia generazione. Mi raccomando, se vi è piaciuta la prova mettete un like e inserite un commento. Per tutti i dettagli invece visitate le pagine del sito, appunto, dove trovate la prova completa. E mi raccomando, iscrivetevi al canale YouTube inserendo la campanella per rimanere aggiornati su tutti i nostri contenuti. Ciao e alla prossima! L'avventura è iniziata con... E domani continua su... Omnimoto.it approda su gp1.com per continuare a darvi tutto il meglio dell'informazione motociclistica. Un team speciale, un solo sito, un unico motto per tutte le moto. gp1.com